Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastric Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di un brano dei Deep Purple che da ragazzino mi ha fatto impazzire. In realtà mi fa ancora impazzire perché è un brano bello tosto, ma che contiene al suo interno un segreto, diciamo tra virgolette, un trucchetto che vi può aiutare a suonarlo nel modo giusto. Quindi volevo assolutamente fare questo tutorial da un po', ma non avevo trovato ancora lo strumento giusto, quindi l'altro giorno ho utilizzato questa batteria qua, questa Pearl, che ho comprato da strumentimusicali.net, e soprattutto il rullante, il rullante che potete vedere lì, il Sensitone, sempre di Pearl. Quindi ho detto ok, ci siamo. In aggiunta a questo ho preso anche il set di piatti a custom, che è una bomba, e quindi ho detto ok, questa volta ho il set giusto per questo video. Quindi vi parlo di Ian Paice, vi parlo di Burn, dei Deep Purple, vi parlo un po' del suono del rullante, perché per riuscire a suonare bene questa canzone, oltre al lato tecnico, oltre al lato che vi spiegherò eccetera, ci va anche un suono di un certo tipo. E quindi ragazzi, siamo pronti a partire. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di scaricare tranquillamente il PDF di questa canzone, perché c'è un PDF, e soprattutto voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria che avete già visto, se ancora non avete visto il video in cui vi spiego bene questa batteria. Oggi è un tutorial parliamo anche un po' di suono, ma principalmente un tutorial sui Deep Purple. Se volete la recensione completa di questa batteria, c'è già sul canale, ve la lascio qui sotto in descrizione, vi lascio il link, così vi guardate il tutorial, vi guardate la batteria e poi scaricate il PDF, e poi ovviamente vi lascio anche tutti i link per andare su strumentimusicali.net e vedere tutto quello che uso oggi. Ma partiamo subito, sigla e poi si comincia. Allora, qual è il problema di questa canzone? Ha un po' di problemi questa canzone, perché comunque è veramente difficile per vari fattori. Quello di cui vi voglio parlare oggi è la strofa, perché la strofa di Burn in realtà è una strofa suonata tutta con dei passaggi, cioè sono tutti completamente fill, non ci sono groove, o diciamo tra virgolette i fill creano i groove della strofa. E quindi questo è uno dei problemi, perché noi siamo sempre abituati a pum pa pu pu pa pum pa pu pu pa, groove e tira dritto nella strofa, nel ritornello vai sul ride e sei a posto. In realtà la strofa è questa cosa qua. E poi si va al ritornello, quindi come potete vedere tutti quanti passaggi, a parte qualche stacco che però vedremo sarà importantissimo. Quindi cosa numero uno, la tecnica. Raga, qui si va veramente veloce, anche perché il BPM è più o meno questo, quindi fare i sedicesimi, perché sono sedicesimi, è abbastanza tosta. E sono veloci, più che altro da tenere per un bel po'. Come avete visto, però, la questione tecnica ci torniamo bene dopo, mentre vediamo alcune possibilità che abbiamo di passaggio per suonare questo pezzo. Come avete visto, però, quando ho tenuto i sedicesimi, cosa ho fatto? Ho fatto questo, che fatto un po' più lento è... che non sono sedicesimi normali, di solito i sedicesimi siamo abituati a sentirli. E via. Ma in questo caso ho cambiato gli accenti, perché il segreto, diciamo, il trucchetto per riuscire a suonare Burn
in quel modo lì, nel senso con quella tipologia di feeling, poi in quel modo lì è impossibile perché lui ha un modo di suonare, una tecnica eccetera che io non ho. Per avvicinarsi, diciamo, questi sono gli accenti da seguire. Infatti, molto probabilmente, se conoscete la canzone, vi verrà in mente pam 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 pam. È una clave alla fine, un metronomo diverso dal ti 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 che ti dà degli accenti particolari. Pa 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 pa. Per i più nerd che vogliono le note, è quarto puntato, quarto puntato, quarto. Pa 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 pa. Questi sono gli accenti da tenere. Il problema è che qualcuno potrà pensare, sì, ma ok, arrivo lì durante la strofa, come faccio a ricordarmi quegli accenti? Perché sono gli accenti che tiene tutta la band. Di base abbiamo una battuta, durante la strofa abbiamo una battuta di stacchi, una battuta di passaggio, una battuta di stacchi, una battuta di passaggio. Stacchi, passaggio, stacchi, passaggio, stacchi, passaggio, continuato fino alla fine della strofa. Che cosa succede durante gli stacchi? Gli stacchi fanno perfettamente questa tipologia di accento. Pam 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 pam. Quindi in pratica noi facciamo gli accenti coi piatti. Tun ta tun tu pa. Qui è andata via una farfalla. Molto bene, allora anche questo direi che se ne può andare. Nei fill manteniamo la stessa idea. Comunque lato tecnico, lato velocità è molto difficile. Quindi dobbiamo, non possiamo andare completamente a caso come se stessimo facendo. Dei sedicesimi normali. Dobbiamo quindi, almeno all'inizio, o almeno quello che è servito a me quando dovevo suonare questa canzone, è stato quello di crearmi dei pattern che potessero funzionare. Il pattern come funziona? Deve ovviamente seguire gli accenti. Che abbiamo detto essere questi. Quindi se tiriamolo un po' rullante, poi vi parlo anche del rullante, l'avete già un po' intravisto, ma adesso lo tiro un pochettino. Ok, direi che molto meglio. Abbiamo quindi 6 note, più 6 note, più 4 note, 6 più 6 più 4 fa 16 e quindi abbiamo una battuta perfetta di sedicesimi. Manteniamo quest'idea, quindi andiamo a crearci degli schemi di accenti. Uno dei più semplici è sicuramente questo, quello che ho fatto fino adesso, accento sull'accento, diciamo accento dato sul rullante sull'accento che devo mantenere durante la strofa. Il consiglio è quello di cominciare sul rullante, fare molta attenzione al movimento della Müller, ragazzi, non è un video in cui vi spiego la Müller, ve l'ho già spiegato in altri video, ho fatto un corso completo sulle tecniche della batteria in cui c'è una parte enorme sulla Müller, vi spiego bene come suonare, eccetera, come studiarle, tutto, vi lascio comunque qui sotto in descrizione tutte le info se siete interessati. Di base quindi dobbiamo pensare solamente alla destra che fa alcune ghost mentre prepara gli accenti e la sinistra intanto riempie con tutte le altre ghost. Dopo averli fatti tutti sul rullante, cominciate a spostare l'accento anche sui tom. Vedrete che pian pianino le ghost saliranno un pochettino di volume, non c'è problema, tanto se sentite Burn comunque le ghost sono belle alte, quelle di Ian Pace, quindi nessun problema. E questa è la prima possibilità. Seconda possibilità è quella di andare ad aggiungere alcuni colpi, nel senso partiamo dai 6 colpi iniziali, dove andremo a mettere stavolta
due accenti, uno sul primo colpo, uno sul terzo colpo, quindi... Ripetiamo di nuovo, quindi 6 più 6. E l'ultimo da 4 andiamo a suonare accento ghost, 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 ghost. Accento ghost, ghost, ghost. E basta, se no erano 5. Vediamo se ci sta. L'ultima parte è un po' diversa, poi ve la spiego tranquilli, ve lo spiego dopo. Quindi direi che ci sta, come avete visto ho cominciato anche un po' a spostare il tutto sui tom, mantenendo sempre solamente gli accenti con i tom, tutti gli altri colpi, tutte le ghost suonano sul rullante, possiamo spostarci sugli altri tom nel momento in cui vogliamo andare a fare delle rullate. Ad esempio, facciamola meglio. Però anche nelle rullate cercate di mantenere quella tipologia di accento lì. Il modo migliore è quello di suonare 6 colpi, 6 colpi, 4 colpi spostati con i tom, magari partendo da rullante, non è detto, potete anche fare. Ma comunque sempre in senso antiorario. No, comunque sempre in senso orario. Allora, quindi vi ho spiegato un po' di cose. Adesso poi dopo vi spiego ancora due cosine finali, ancora uno schema, poi vi spiego l'altra parte, ma in realtà una cosa importantissima riguarda il suono, nel senso che non vanno bene tutti i rullanti e non vanno bene tutte le accordature, soprattutto tutte le accordature, però io ho deciso di utilizzare questo Sensitone di Pearl che avete già visto nell'altro video, vi ho detto andate a vederlo perché vi ho spiegato tutta la batteria, tutti la batteria Pearl, il rullante Sensitone sempre di Pearl e questo set di piatti a custom di Zildjian, ma di base la questione è avere un rullante abbastanza tirato perché ci permette di avere più rimbalzo dalla bacchetta, quando andiamo veloci abbiamo bisogno di rimbalzo e ho scelto questo qua, il Sensitone. Esistono varie tipologie di Sensitone, quello in alluminio, quello in acciaio, poi ce ne sono vari altri tipi, vi lascio qui sotto in descrizione comunque il link per andare a vedere tutte le tipologie di Sensitone. Quello in alluminio è quello che ho preso perché è quello un po' più versatile e in realtà proprio dal Sensitone parte l'idea del rullante di Ian Pace, non da quello in alluminio, in realtà da quello in acciaio, ma comunque sempre da un Sensitone, quindi secondo me questo è un rullante che può andare benissimo per questa tipologia di suoni, soprattutto se volete fare di purple di sicuro, ma se volete un rullante che abbia un buon attacco, una buona risposta anche per quanto riguarda le ghost, raga, questo... È molto cordieroso come quello di Ian Pace, quindi mi piace e per fare questa tipologia di brani qua, soprattutto per suonare Deep Purple, ci va questo suono qua, molto cordieroso, soprattutto quando andiamo a fare le ghost. Vedete, c'è questo tappeto di ghost che fa così, che ci permette di dare quel mood che dà ancora Ian Pace. Quindi questo è sicuramente un rullante pazzesco. Sono curioso in realtà di provarli tutti i Sensitone, anche quelli negli altri materiali. Se volete vederli qui sul canale scrivetelo, così magari chiedo a strumentimusicali.net se me ne invia qualcuno e li provo qui sul canale per voi, anche perché io sono abbastanza curioso, come sapete. Quindi tornando comunque al brano, abbiamo parlato del suono, torniamo al brano
Vi voglio dare un ultimo schema, poi ovviamente qui sarete voi a dovervi creare degli schemi. Ultimo schema, sempre pensato 6 più 6 più 4, dove in realtà il 6 è questo. Quindi accento, ghost, ghost, accento, accento, ghost. Qui occhio alla Müller perché dobbiamo aprire sia con la mano destra sia con la mano sinistra, perché avremo anche un accento di sinistra, quindi dobbiamo fare la preparazione di sinistra. 6 più 6 uguale. E manteniamo il 4 invariato. Accento, ghost, ghost, ghost. Come avete visto, questo qua in realtà è quello che uso di più, questo schema qua. Perché mi piace molto. Poi adesso in realtà ho fatto una cosa un po' diversa e lo schema giusto sarebbe. Però pian pianino andate a modificarveli gli schemi. Se sul 4 finale, anziché fare accento, ghost, 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 volete fare accento, ghost, ghost, accento, fatelo tranquillamente. Sotto in descrizione, come vedete all'inizio, trovate il PDF con questi miei schemi. Ma createvi poi i vostri in modo tale da, appunto, crearvi un vocabolario per questa tipologia di fill che poi, raga, userete tantissimo. Se entrate in questo mood qua non ne uscite più, ma vi create un vocabolario di fill e almeno questa canzone la riuscite a suonare bene e intanto migliorate la tecnica, la velocità e tutto quanto, che male non fa. Ultima cosa, arrivati alla fine della strofa, abbiamo... Che cos'è quella cosa lì? Io, quando ero più giovane, mi sono imbattuto in questa cosa e ho perso la vita, nel senso che ho cercato di farlo a singoli. No. Non veniva mai bene, cioè a singoli devi essere veramente perfetto per farlo come Ian Pace. In realtà, allora, non lo so se Ian Pace lo faccia a singoli e a doppi, ma me ne frego. Magari lo fa a singoli e va bene così, ma io lo faccio a doppi perché è più semplice. Ragazzi, a singoli dovete essere perfetti, a doppi è più facile tenere la dinamica bassa e andare veloci, e quindi voi arrivate dalla vostra strofa. E poi fate i vostri doppi in fondo che si chiudono. Quindi battuta di doppi e accento sull'uno, aspettiamo una battuta e poi ci sarà il ritornello. I doppi, se potete, fateli salire di volume, quindi non è, ma è. Secondo me sono un po' più carini e danno un po' più di e poi si svuota per l'accento prima del ritornello. Quindi io sono un po' impazzito con questa canzone. Fatemi sapere voi com'è andata. Vabbè, ci salutiamo di là e basta. Quindi ragazzi, spero veramente che questo
tutorial di oggi vi sia piaciuto. Spero il suono di questa batteria e di questo rullante vi sia piaciuto tantissimo. Vi sia piaciuto in generale, a me è piaciuto tantissimo, quindi vi ho detto vi sia piaciuto tantissimo. Se non vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto invece fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E, no, però a parte tutto voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria, che raga io mi sono innamorato di questa batteria veramente tanto, quindi veramente grazie mille strumentimusicali.net. vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link su questa batteria, in generale su tutte le Pearl che potete trovare su strumentimusicali.net, i link ai rullanti Sensitone, già che ci sono vi metto anche i piatti, che comunque un set di A Custom ci sta, perché non è poi così male, anzi, e sotto trovate anche i PDF, trovate i link ai miei corsi. E ragazzi, che dire, io sono contento di aver fatto questo tutorial, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto fatemi sapere altri tutorial che volete, che vorreste, di canzoni e di batteristi, così magari nei commenti di oggi vado un po' a cercare qualche ideuzza, e se c'è qualcosa che mi ispira si fa. Quindi con questo ragazzi iscrivetevi al canale, mi raccomando, così mi date una mano a crescere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!